In questa video lezione daremo uno sguardo alla biografia dello storico latino e daremo un'occhiata veloce allo schema delle opere da lui composte. Dello maggiore storico latino che il mondo romano avesse conosciuto, noi sappiamo veramente poco, e quel poco che sappiamo, in molti casi, è circondato dal dubbio. Cominciamo innanzitutto da dove nasce. Due sarebbero le ipotesi, una Terni e l'altra la Gallia. Perché Terni? Probabilmente l'idea di Terni è nata dal fatto che di Terni era l'imperatore Tacito, l'imperatore del periodo tardo romano, che si vantava di essere discendente dallo storico Tacito. Ma questa notizia non sembra convincere molti studiosi. Sembra più probabile la sua origine dalla Gallia, Cisalpina, Narbonese, ma comunque dalla Gallia, dove il cognome Tacitus era abbastanza famoso. E anche per quanto riguarda la data di nascita e di morte, i dubbi sono notevoli. Per quanto riguarda la nascita, ci attesteremo intorno al 55-58 d.C. Infatti, Plinio il Giovane, dovrebbe essere appunto coetaneo di Tacito e parla appunto di Tacito come di una persona a lui vicino per età, vicina per età, e anche se poi riconosce Tacito è un pochettino più grande di lui, per cui collocando naturalmente la nascita di Plinio il Giovane tra il 61 e il 62 d.C., considerando Tacito leggermente più grande di Plinio, possiamo ipotizzare una data di nascita tra il 55 e il 58 d.C. Anche per quanto riguarda l'anno di morte poco sappiamo, nel senso che l'ultimo incarico lo vedremo ufficiale risale al 112, sappiamo che probabilmente, insomma, ha visto i primi anni del principato di Adriano, ma comunque, insomma, dal 112 in poi si perdono le nostre notizie. E se dovessimo tenere per fermo il fatto che in qualche modo abbia visto arrivare al potere Adriano come imperatore, dal 120 d.C. dovremmo veramente perdere completamente le tracce del nostro scrittore. E allora vediamo un pochettino i tempi in cui è vissuto Tacito, tempi abbastanza burrascosi. La nascita tra il 55 e il 58 lo collocherebbe proprio nel periodo neroniano. Nerone è al potere dal 54 fino al 68 d.C., anno in cui appunto viene ucciso. E questo periodo dovrebbe corrispondere appunto all'adolescenza, ai primi anni vita di Cornelio Tacito. Al 68 segue un anno difficile, il famoso anno dei quattro imperatori, appunto il 69 d.C. L'impero romano vede appunto combattersi in quest'anno quattro imperatori, tra Galba, Ottone e Vitellio, vedere appunto prevalere e quindi insediarsi stabilmente come imperatore Vespasiano, che è appunto il quarto imperatore del 69 d.C. e dal 69 comincia appunto il periodo di Vespasiano Princeps. Vespasiano rimane imperatore per 10 anni e quindi dal 69 al 79 d.C., dando origine alla dinastia Flavia. Nel 79 d.C., dopo aver affiancato per molti anni tante spedizioni militari, sale al potere Tito, il figlio di Vespasiano, che regna pochissimo dal 79 all'81 d.C. Alla morte di Tito nell'81 sale al potere Domiziano, che regna appunto dall'81 al 96, un periodo difficile, molto difficile per i letterati, per i filosofi dell'epoca, con la cacciata dei filosofi, ma anche con misure estremamente restrittive che Domiziano applicò man mano che procedeva nella sua
nella sua organizzazione dell'impero. In particolare, teniamo conto, ci servirà da ricordare, questa data del 96 d.C. Nel 96 d.C. sarà al potere appunto Nerva, il quale rimane al potere anche lui per pochissimo tempo, 96-98 d.C., ma adotta come suo successore Traiano. Traiano arriva al potere alla morte di Nerva nel 98 e rimane fino al 117 d.C. al potere. Ricordiamo che Traiano, quando ancora non era imperatore, quindi sotto Nerva, conduce una spedizione importante in Germania. Questa notizia poi ci servirà per commentare un'opera di Tacito. Al periodo di Traiano corrisponde anche l'ultima data certa che noi conosciamo della biografia di Tacito, cioè il proconsolato in Asia al 112 d.C., lo vedremo in un'altra slide. Dopo si perdono le notizie. Avevamo indicato una data del 120 d.C. come possibile morte con punto interrogativo, e appunto il momento in cui Adriano è imperatore, ma altro davvero non riusciamo a sapere. Per quanto riguarda i dati invece strettamente legati alla biografia dell'autore, come ho detto all'inizio, se poco sappiamo dove è nato, poco sappiamo anche della sua biografia. Nel 77 d.C. sposa la figlia di Agricola, a cui è dedicata la sua prima opera. Nell'88 d.C. lo troviamo come pretore. Nel 97 d.C. è consul suffectus, quindi è un console che viene nominato come sostituto in caso di morte del console dell'anno, quindi una figura di secondo piano, come possiamo dire, che però si riteneva fondamentale nominare, appunto, per non trovarsi scoperti in una carica così importante, o meglio, in una carica come quella del console. Siamo nel periodo degli imperatori, per cui il console ha perso gran parte del potere che aveva precedentemente, o quasi del tutto. L'ultima data, abbiamo detto, che noi conosciamo di Cornelio Tacito è che lui è stato proconsole in Asia nel 112 d.C. Dopo si perdono le notizie di lui. Vi dicevo qualche slide fa di tenere a mente la data del 96 d.C., cioè quando muore, non muore Domiziano. Una data importante perché è la data che Tacito indica come inizio della propria attività letteraria. Quindi dal 96, morto Domiziano, l'autore comincia a scrivere, e questo sarà importantissimo come riferimento per noi. Potrà finalmente scrivere Sine ira et studio, quindi senza credine. Potrà piano piano ritagliarsi un po' di libertà, se libertà, fino a che punto poteva esserci un regime come quello romano, in cui c'era appunto comunque un imperatore, comunque una libertà importante, perché scriverà sotto Nerva e sotto Traiano comunque imperatori illuminati. Concludiamo questa brevissima introduzione a Tacito andando a, diciamo, indicare le date e le opere più famose. Si comincia appunto dall'Agricola, data di composizione tra il 97 e il 98, data di pubblicazione 98, dedicata al appunto suocero Agricola. Nel 98 scrive la Germania, siamo nel periodo in cui Traiano viene mandato come legato appunto in Germania per un'impresa importante. Nel 102 d.C. invece è da segnare probabilmente il Dialogus de Oratoribus, e Tacito, appunto, quest'opera formula la propria tesi sulla decadenza dell'oratoria, collegandosi alle tesi già formulate sia da Petronio che da Quintiliano. Le ultime due opere sono accomunate al fatto che sono entrambe opere eminentemente storiche, quindi specificatamente storiche, mentre la prima, l'Agricola, è una biografia, la seconda una lunga digressione etnografica. Dialogus è un'opera, appunto, trattato. Le ultime due, Storia e Analisi, sono due opere specificatamente storiche. Vedremo poi, quando le affronteremo, date e composizione,
di queste due ultime opere di Tacito, probabilmente le più famose dell'opera del nostro autore.